Edoardo Talucci è un giovane e promettente studioso di letteratura americana. A circa 27 anni riceve il suo primo incarico negli Stati Uniti, dove va a trasferirsi. Si innamora ben presto di una giovanissima inserviente della mensa universitaria, Edith. La ragazza è di famiglia cattolica e non ha potuto completare gli studi per mancanza di soldi. L'unico fratello di Edith, Vaclav, è arruolato in marina ed entrambi aiutano i genitori, che sono molto poveri. Edith ha una grande amica, che è italo-americana, Anna Russo. Le due ragazze intrattengono una fitta corrispondenza dato che Anna ha abbracciato la carriera del varietà. Edoardo, che non ha mai visto Anna, ne è istintivamente geloso perché si sente in competizione, diciamo, con Anna. Ma quando Edith acconsente a sposarlo, scopre di essere stato preceduto dal matrimonio di Anna con Vaclav, che è appunto il fratello di Edith, ricordate? Così, in Italia, le due coppie si conoscono e compiono insieme il viaggio di nozze a Venezia. Il viaggio di nozze mette in risalto una certa complicità tra Edoardo e Anna. Edoardo non giunge mai al tradimento, ma si chiede cosa possa aver unito Anna e Vaclav, del quale fino ad allora Edith sospettava l'omosessualità. Il ritorno negli USA segna per Edoardo l'adesione all'americanità, diciamo, mentre la coppia di Vaclav e Anna si sgretola di fronte ai lunghi imbarchi dell'uomo, alla carriera, insomma, al lavoro che svolge Vaclav. Anna quindi deve sempre vivere in prossimità della madre e dell'inossidabile amica Edith. Da quel punto, la relazione tra Edoardo e Anna comincia a sfociare in un vero e proprio amore e in una relazione sessuale. A sua volta, Edoardo è convinto che Edith lo tradisca. Lui tradisce ed è convinto che venga tradito, fantastico. A un certo punto però viene fuori che Vaclav effettivamente è omosessuale, quindi Anna può chiedere il divorzio e si cerca altri appoggi, diciamo, no? Edoardo, dovrebbe farsi avanti e divorziare a sua volta, ma Anna non glielo permette, dicendogli che, non è innamorato di lei, ma di Edith, e tutto il resto è solo un gioco, diciamo, un giochino per divertirsi. Anna ha ragione, ma soprattutto è molto leale all'amica e la protegge. Si alternano periodi di lontananza e di prossimità. Stabilitisi in California, Edoardo e la moglie, appunto Edith, sognano di avere un figlio. Arriva però Anna che vi va a vivere con loro. Edith se ne va per una settimana per impegni di lavoro. E Edoardo e Anna, ale, a quel punto, ciao. Insomma, olè. Cosa succede però? Al ritorno della moglie, scopre che Edith è rimasta incinta, ma che ha una gravidanza super pericolosa. La settimana di lavoro di cui parlava Edith, per cui si era allontanata, in realtà era solo un ricovero per capire cosa stesse succedendo. E appunto ha scoperto che la gravidanza è molto difficile. E la cosa assurda è che Anna in realtà sapeva questa cosa e ha fatto di tutto per sviare Edoardo. Edith in più viene colpita pure da un cancro al cervello e non lascia più il suo letto fino alla morte, lasciando Edoardo da solo è in balia dei suoi rimpianti, insomma, di come si è comportato male nei suoi confronti, ecco. Tutti molto, molto gioiosi questi libri.